Ciao, mi chiamo Riccardo Visselli e partecipo al premio letterario Il Borgo Italiano con il mio terzo romanzo giallo, che come precedenti ha per protagonista un surreale maresciallo dei carabinieri ed è ambientato in un piccolo centro della provincia di Frosinone, Ceprano, che nel romanzo è ribattezzata Cartellino, a metà degli anni Ottanta. Il romanzo si apre con un tragico ricordo. Il barista del paesino racconta al maresciallo dell'omicidio avvenuto circa 10 anni prima nel confinante paese di Pofi, che nel romanzo è ribattezzata Vulcano. Due ragazzacci, nel compiere l'ennesima bravata alla fine dell'estate, finiscono per uccidere una donna che, uscita dall'emporio, stava facendo ritorno a casa. E ancor peggio al fatto assiste il figlio minore, un bambino di poco più di 8 anni, della donna. Qualche giorno dopo questo triste racconto, nel bosco, una bellissima macchia mediterranea che Ceprano condivide con il paese di Pofi, viene fatto un inquietante ritrovamento archeologico. Gli studiosi sembrano aver individuato la base di un tempio scolpita nella roccia, e in cui ci sono segni che sembrano testimoniare il timore ancestrale che gli antichi abitatori della valle avevano della nebbia, un fenomeno atmosferico molto frequente in questa zona della provincia di Frosinone, soprattutto in quegli anni. E ancora qualche altro giorno dopo, un evento drammatico. Sempre nel bosco, in una bellissima radura, viene ritrovato un uomo legato a terra, in una posizione molto strana, e con il viso massacrato, forse ammartellato. Il maresciallo comincia ad indagare, fa un'ispezione non autorizzata nella casa dell'assassinato, ritrova degli indizi e tra misteriose sparizioni, scambi di persone e miserie umane, sembra aver tracciato una strada, una direzione ben chiara, forse troppo semplice, che conduce all'autore del gesto. In realtà poi capirà che questa strada non è quella giusta e l'epilogo, spero, sarà sorprendente. Come dicevo, la mia città in cui sono nato e vivo è un piccolo paesino di poco meno di 10.000 abitanti che può fregiarsi del titolo di città che le fu conferito a metà del 1800 da Papa Pio IX per il valore con cui i cittadini difesero i confini dello Stato Pontificio. Proprio per questa posizione di confine, Ceprano è stata teatro nei secoli di diversi incontri tra regnanti e pontefici. E qui mi piace ricordare quello che viene ritenuto forse il più importante per la storia di tutta la penisola. E mi riferisco alla sottomissione dei re Manfredi di Svevia a Papa Innocenzo IV, che avvenne proprio sul ponte sul fiume Liri a Ceprano a metà del 1200. Il re prese le redini del cavallo del Papa, umiliandosi, e si sottomise al pontefice. Questo avvenimento viene ricordato ormai da più di 20 anni con un'affascinante rievocazione storica medievale che avviene nel mese di ottobre. Vorrei ricordare anche, per quanto riguarda la mia città, il sito archeologico di Fregelle, una antica città romana del Latium ad Iectum. Sito archeologico che in realtà si trova nella confinante isoletta di Arce, ma nella mia città, nella casa comunale, è custodito gestito il museo, dove appunto vi sono tutti i tesori che sono stati rinvenuti nel sito archeologico. E poi un altro sito sicuramente di interesse, tra l'altro nel quale ho presentato il mio primo romanzo giallo, è il convento di Sant'Antonio Abate, realizzato nel 1500 dai padri carmelitani lungo la Via Latina, e che ha un bellissimo chiostro quadrangolare. E infine vorrei citare l'aspetto naturalistico a me molto caro, che ritengo essere, da questo punto di vista, il più importante per la città e per tutta questa zona. Mi riferisco al bosco mediterraneo, alla macchia mediterranea, che è una delle vere protagoniste dei miei romanzi. L'ultimo lembo di questa tipologia di bosco, che è presente in gran parte nei comuni di Ceprano e Pofi, e parzialmente anche nei confinanti comuni di Ripi e Falvaterra, che è di una bellezza, a mio parere, smisurata.
Concludo quindi facendo un in bocca al lupo a tutti i concorrenti del premio letterario, un premio letterario che in maniera molto intelligente ha posto al centro quella che è una delle ricchezze della nostra Italia, e cioè i piccoli centri urbani.